Saluto anche a Pippo Bologna, esponente Filippo Bologna, esponente del Partito Democratico di Mirabella in Banca. Salutare il nostro caro giornalista, signor dottor Nicoletti, e il pubblico che ci sta ascoltando, spero con attenzione, perché queste tematiche interessano tutti, anche se io vengo qua, diciamo, rappresentando il Partito Democratico e non solo, perché di cui io faccio parte a livello anche del direttivo. Però a Mirabella abbiamo cominciato a fare questa campagna per il referendum attraverso lo SCI, che è un'associazione internazionale di volontariato che abbiamo fondato l'anno scorso a Mirabella e che si occupa di scambi internazionali di giovani che volontariamente prestano la loro opera, organizzati attraverso anche i fondi europei per lo sviluppo e per lo scambio tra i giovani, e organizza incontri, diciamo, di volontariato a sostegno dei diritti civili, della pace nel mondo, e di iniziative sociali e per ultimo anche ambientali. Quindi volevo invitare tutti a visitare il sito dello SCI per conoscere queste iniziative che facciamo, perché magari potreste essere interessati in prima persona a partecipare. Abbiamo una sede a Mirabella, ma diciamo, per contattarci va contattato il sito, in cui ci sono i programmi, che noi abbiamo dei programmi internazionali in cui ogni anno vengono persone da tutto il mondo per fare volontariato e anche per andare in tutto il mondo. È una maniera, diciamo, di visitare gli altri paesi e anche di aiutare le persone dal punto di vista sociale e anche umanitario. Detto questo, io voglio ringraziare per la disponibilità Terex Xenon, che stasera ci consente di parlare con i cittadini di un argomento molto importante. Perché ringraziarla? Perché Telex Xenon, diciamo, merita rispetto per questa scelta di fare delle iniziative che parlano del nucleare, in quanto è una scelta che non è stata fatta anche da e soprattutto dalle televisioni, che dovrebbero farlo anche a livello nazionale. Se voi in questi giorni passati, non so se voi ci avete fatto caso, ma a parte gli annunci che devono essere fatti per legge, perché quando c'è un referendum, che si imposta un referendum, c'è una normativa che riguarda le normative elettorali e ci sono degli annunci pubblici che devono essere fatti su come funzionano i referendum. A parte questo, e tranne, più tecnico che... e tranne per l'eccezione di Anno Zero, che la settimana scorsa ne ha parlato, se voi fate caso, nessuna televisione, e devo dire anche gli organi della carta stampata, hanno parlato del referendum. Voi non ve lo siete chiesti perché? Cioè, secondo me i cittadini si devono chiedere perché l'acqua, che è una cosa pubblica che interessa tutti noi, a prescindere se io sono del PD, se sono di destra, di sinistra, però l'acqua interessa ciascun cittadino nella sua vita intima e privata. Dico, perché nessuno ha parlato di questa cosa? Voi non ve lo siete chiesto, perché ha parlato del fatto che adesso, in un'occasione molto importante, i cittadini hanno la possibilità di esprimere direttamente, attraverso il voto, la loro opinione su un argomento così importante che riguarda tutti noi. Vi dovete chiedere perché. Mentre è stato facile per il governo, senza interpellare nessuno, prendere una decisione che riguarda tutti noi, quando si è fatto il referendum, quando un gruppo di cittadini si è riunito, ha messo le firme, è andato alla Corte Costituzionale e ha chiesto che fosse dato diritto ai cittadini di esprimersi, ebbene tutti stavano zitti su questa opportunità. A testimonianza di questo, devo dire che noi abbiamo già cominciato quasi un mese fa a fare campagna per fare conoscere ai cittadini che c'era la possibilità di esprimere il proprio parere con il referendum. Ebbene, da una statistica attraverso le persone che abbiamo contattato, fino a 25 giorni fa, il 90% delle persone con cui noi abbiamo parlato non sapeva neanche che ci fosse il referendum. È una cosa questa gravissima. Evidentemente non tutti hanno la possibilità di leggere il giornale, sappiamo benissimo che i nostri anziani che stanno a casa non si possono permettere il lusso di pagare un abbonamento a internet, magari non hanno il computer, e quindi a parte i giovani, a parte i ragazzi che vanno a scuola, che magari non ne sentono parlare a scuola, a parte quelli che hanno la possibilità di spendere un euro al giorno per comprarsi un quotidiano, ebbene nessuno dei nostri cittadini conosceva fino a 20 giorni fa che c'era questa possibilità importantissima di fare un referendum. Quindi io voglio dire una cosa: gli organi di informazione, il governo,
e i partiti che hanno proposto questa legge infame della privatizzazione dell'acqua avevano tutto l'interesse affinché i cittadini non si esprimessero. Io penso che sia stato fatto un gravissimo tentativo di uno vero e proprio scippo di democrazia da parte di queste forze politiche, e noi dobbiamo protestare con quelli che, soprattutto con gli organi di informazione, che non hanno atteso al loro dovere, al motivo per cui loro esistono. Cioè, se la stampa è libera, deve essere in grado di informare i cittadini su questioni così importanti che toccano la vita di tutti noi, a prescindere dalle formazioni politiche. Quindi voglio fare per prima cosa questo appunto. Andando nel merito, le persone che hanno parlato prima di me hanno citato benissimo quali sono le problematiche che si pongono quando si vuole privatizzare l'acqua. Una cosa che mi sorprende molto, quando io ho parlato con le persone dicendo che c'è il referendum, non ho trovato nessuno, neanche una persona, che mi ha detto io sono perché l'acqua sia privatizzata. Tutte le persone, appena dicevamo ma guarda che l'acqua in questo momento sta per essere resa privata, quindi ci sarà una ditta privata, magari una multinazionale, che magari non sta neanche in Italia, magari sta in Francia perché si parla sotto banco, attraverso un po' di, leggendo gli organi di informazione, si parla che l'appalto per la privatizzazione dell'acqua potrebbero entrare delle grosse multinazionali, fra cui l'EGF, che è un'azienda francese, no? E praticamente questo fa parte della liberalizzazione della circolazione dei capitali. Esatto. Per cui qualunque. Ora voi capite bene che cosa potrebbe succedere, diciamo, fra 6 mesi, fra 1 anno, fra 2 anni, quando i nostri comuni, badate bene, la legge dice che i comuni hanno l'obbligo, gli viene imposto attraverso lo Stato nazionale, gli viene imposto di privatizzare, di fare un bando per la privatizzazione dell'acqua. Non diventa più un'opzione. Non è un'opzione a cui i comuni possono aderire volontariamente, che lo potrei al limite anche capire. Diventa un obbligo, quindi significa che c'è qualcuno che vi è impedito di aprire il rubinetto. Significa che tu a casa tua, che tu sei un anzianetto, diciamo attenzione di 400, parlate in dialetto, però a me interessa comunicare soprattutto con i nostri cari anziani che stanno a casa e molto spesso ogni giorno vivono con pensioni miserevoli. Vi immaginate voi se all'improvviso da oggi alla domani vi raddoppiano la bolletta dell'acqua, voi che cosa fate? Già adesso con questo regime c'è un'ingiustizia che non fa pagare l'acqua per il consumo, fa pagare l'acqua come una tariffa, diciamo, fissa in base al reddito, e secondo me non è una cosa giusta, perché non mira a chi consuma veramente poco acqua. Voi immaginate un anziano quanta acqua consuma, un anziano che abita magari da solo, che non ha i figli, non c'ha nessuno, e immaginate quanto ne consuma una famiglia di 6 persone, cioè c'è una sproporzione enorme. Ebbene, l'anziano deve pagare una bolletta che proporzionalmente è molto più alta di quello che paga la famiglia di 6 persone, e non parliamo dei negozi, perché i negozi, quelli che hanno un'attività commerciale, un bar, un ristorante, se pagassero in base alla proporzione con la quale loro consumano l'acqua, pagherebbero per 10 volte di quelle che si paga adesso. Quindi state bene attenti, anche le attività commerciali non sono interessate a questa legge in cui si privatizza e addirittura si prevede che ci sia un guadagno sulla gestione dell'acqua, una cosa gravissima. L'acqua da secoli è una cosa che ce la manda Gesù, quando piove Gesù ci manda l'acqua. Se uno si bagna, uno deve pagare per stare sotto la pioggia? Mi sembra una cosa assurda. Allora è chiaro perché tutte le persone a cui noi l'abbiamo detto, a cui abbiamo parlato, ma secondo te è normale che noi siamo stati al mercato a Mirabello venerdì scorso a parlare con gli anziani, quelli che non hanno la possibilità di essere informati? Nessuno era disponibile a che questo passasse. Tutti dicevano io andrò a votare sì, metterò 4 sì, perché non esiste che qualcuno ci ruba il diritto divino a cui noi siamo sottoposti. Quindi l'acqua è un bene pubblico e tale deve restare. È vero che la gestione deve essere migliorata, io sono pienamente d'accordo. È vero che ci sono tanti sprechi, che non esiste, secondo me noi dobbiamo renderci conto che non viviamo più in un periodo dell'abbondanza, che il periodo dell'abbondanza è finito. Adesso tutti gli stati, a cominciare dagli stati nazionali, fino ad arrivare nelle nostre famiglie, dobbiamo capire
Dico, noi in Sicilia l'abbiamo sempre fatto, siamo sempre persone risparmiose, però bisogna imparare a risparmiare. Io sono stato molto contrario quando l'amministrazione qualche anno fa, mi ricordo c'era l'amministrazione Falcone allora, no? Cambiò il regime di alimentazione dell'acqua a Mirabella, un'amministrazione di centrodestra, e pensate, loro prevedevano che ogni cittadino come base di consumo, no? Aveva 200 metri cubi di consumo all'anno, che è una cifra assurda per una persona singola. Allora, la base di consumo è 200 metri cubi per tutti. Se poi tu consumi di più di questi 200 metri cubi, allora cominceresti a pagare di più. Io, secondo me, è una cosa sbagliata. Secondo me, io dico che l'acqua, siccome ce n'è poca e bisogna risparmiarla, allora bisogna pagarla a consumo per tutti, perché se un anziano consuma 20 litri di acqua al giorno, lui deve pagare 20 litri di acqua al giorno, e se un bar consuma 2.500 litri di acqua al giorno, deve fare 2.500 litri di acqua al giorno. E quella, secondo me, è la cosa giusta. E i carrozzoni che si sono creati fino adesso sull'acqua sono carrozzoni che si sono creati per convenienza dei politici, perché da noi sappiamo bene che manca il controllo su queste cose, manca il controllo sulla gestione. E allora noi diciamo l'acqua deve essere pubblica, ma ci deve essere un controllo attento sulla gestione da organismi terzi. Privatizziamo gli organismi di controllo, io di questo sono d'accordo. Se vogliamo dare in appalto gli organismi di controllo a organismi terzi, ad associazioni, ad associazioni di avvocati, di giudici che vogliono controllare che la gestione dell'acqua sia corretta, facciamolo pure, io sono pienamente d'accordo, ma non vendere il diritto dell'acqua e il diritto di fare profitto a dei privati. Questo è un peccato mortale. Un'ultima considerazione. Tempo. 3 minuti appena. 3 minuti. Allora, in 3 minuti non si possono fare considerazioni di ampio respiro, sì. Si può soltanto ricordare che questa è un'occasione di democrazia che non dobbiamo perdere. Allora, con la verticizzazione dei partiti politici, con una realtà della politica che guarda soltanto a interessi di singoli o tutto al più di lobby, che attraverso i soldi riescono a fare lavoro di lobby al Parlamento e a guardarsi i propri interessi. Allora, in questo momento noi abbiamo una grande occasione di far valere la nostra voce personale. Ciascun cittadino, andando a votare al referendum, può dire ai politici, a quelli che governano, a quelli che stanno a capo dei partiti: io non la penso così. Quindi ecco perché è molto importante andare a votare per esprimere la propria, per riappropriarci del nostro bisogno di democrazia, che sembra che ce ne abbiamo tanta, ma non è così. Perché se voi capite bene, quando c'è una cosa che interessa a tutti e vi tengono all'oscuro, non vi fanno sapere nulla, tranne TVR Xenon, perché sta facendo una grande operazione di democrazia, vi tengono all'oscuro di tutto, allora è il momento di appropriarsi della nostra arma, la penna, e andare a votare. Sul nucleare volevo dire 2 parole. Io vi volevo portare una semplice testimonianza. Ci è capitato qualche giorno fa a Mirabella un turista giapponese che si trovava in visita presso un suo amico conoscente a Mirabella, che si chiama Rosario Scollo, che fra l'altro anche è un altro rappresentante dello sci a Mirabella. E quando ho saputo che questo signore era un pensionato per visita turistica in Sicilia ed è venuto apposta per salutare Sarino Scollo a Mirabella, quando lui ha detto che ha lavorato per 25 anni a costruire centrali nucleari in Giappone, abbiamo visto che non c'è migliore occasione per avere delle notizie senza filtri dal Giappone. Così in 448, attraverso lo sci, abbiamo chiesto l'ospitalità all'MPA, al Movimento Popolare Mirabellese, perché c'ha la sede in piazza, e abbiamo organizzato un piccolo incontro con i cittadini. Quindi testimonianza diretta, e come me lo possono dire anche le altre persone che sono venute a questo incontro. Questo signore si esprimeva con molta difficoltà in italiano, però lui, le prime cose che ha detto mi hanno colpito profondamente. Lui ha cominciato così: io ho passato tutta la mia vita da lavoratore, da quando ho finito gli studi, lavorando nelle centrali nucleari, e ho contribuito alla costruzione di 5 centrali nucleari dal primo momento della progettazione fino alla messa in esercizio. Vi ricordo che in Giappone ce ne sono 52 centrali nucleari, non sono poche. Ebbene,
Quando io lavoravo lì, in queste centrali, ero convinto che la tecnologia nucleare fosse sicura al 100%. Adesso, oggi, non lo sono più. Queste sono state le parole che mi hanno colpito più di tutto l'incontro in cui ha parlato di quello che succede veramente, non sto qui, non c'è il tempo materiale per raccontare, però lui, una persona che si trova dentro questa attività, quindi sa bene come sono i problemi all'interno, non è una persona, non è un giornalista, uno che ha un'infarinatura, è una persona che sta dentro il problema, ha detto io non sono, queste centrali non sono più sicure. Se c'è una persona che parla in televisione e vi dice che adesso le tecnologie nucleari sono sicure, bene, questa persona, badate bene, è in malafede e sta cercando di carpire la vostra fiducia. Quindi mi raccomando, soprattutto mi rivolgo alle persone anziane, mi raccomando, per il bene dei vostri figli e dei vostri nipoti, dei vostri figli e dei vostri nipoti, se gli volete bene, prendetevi a braccio i vostri nipotini e andate domenica e lunedì a esprimere il vostro sì a 4 referendum.